Il ricordo delle foibe è importante, un dramma del passato italiano, oggi verrà ricordato da un personaggio comunque importante, uno storico. Cosa vuol dire per lei presiedere questo Consiglio? Ma ritengo che sia importantissimo anche perché la giornata, diciamo, delle foibe, o meglio il giorno del ricordo, è assolutamente significativo e qui a Mantova il giorno del ricordo, dal punto di vista istituzionale, è stato quasi mai, va bene, celebrato, o meglio la memoria del ricordo spesso ha dato fastidio. Che sia venuto l'onorevole Farina, io personalmente lo ritengo un onore. Mi pare che le strumentalizzazioni che ci sono state sui giornali siano pretestuose e non tengano conto che non si può contestare l'oratore, ma semmai, va bene, questa contestazione va proprio contro chi si deve commemorare, ovvero i profughi delle vittime, i profughi che sono stati sradicati dalle loro case, dalle loro famiglie, dagli stessi morti, da quei morti cui sono lontani e ovviamente anche da tutti quegli affetti che in Italia a volte hanno ritrovato, ma a volte no. Devo dire a questo proposito che anche in Italia ci sono stati degli episodi, direi, che hanno screditato coloro i quali ne sono stati protagonisti, secondo il mio modesto parere. Giornata particolare anche per un consigliere del comune perché appunto proviene originario di quei posti. Esatto, è soprattutto il consigliere Katia Badalucco, la quale è la nipote, va bene, di uno degli oratori che è fuoriuscito da quelle terre martoriate, e ve ne sono altri due che racconteranno le loro testimonianze, spesso drammatiche, che li hanno visti protagonisti, purtroppo per loro, negli anni che vanno dal 43 al 45 e che sono durati per moltissimi profughi fino agli anni 50. Di questo si devono ricordare gli italiani e soprattutto le giovani generazioni. Non so se il Consiglio Comunale sarà caldo, sono sicuro che il Consiglio Comunale sarà preso dalla memoria di eventi molto più grandi, delle piccole polemiche che sono state intraprese contro di me in questi giorni. Io farò un intervento, e lo sentirete, dove metto al centro questa ferita, che è una ferita al cuore del popolo italiano, ed è una ferita che riguarda tutti, non una parte o l'altra. Come ha detto il presidente Napolitano, e l'ho ripetuto oggi, questi sono morti perché semplicemente volevano essere italiani, no? Al di là di qualsiasi differenza di credo politico. Io penso che ci si può dividere su 100 cose, ma ci sono due o tre cose su cui non bisogna dividersi perché permettono poi alle altre divisioni di essere relativizzate e di non essere trasformate in pretesti di una delegittimazione reciproca. Il discorso sulla degnità o indegnità del ricordo lo ritengo che sia così. Quelli degni sono i martiri e ci si purifica inchinandosi dinanzi a questo sangue. Non c'è uno più degno degli altri di inchinarsi, cioè è l'inchino che purifica, non il precedente. Questo è quello che dico e con molta umiltà e senza nessuno spirito polemico o rancore o rivalsa mi accingo a questo. L'emozione è tanta, c'è tanta felicità. Non avremmo mai pensato di poter commemorare la nostra gente, le nostre terre, in un ambito così, così consono. E quindi diciamo, siamo tutti emozionati, felici, tristi, un po' di tutto.